Buongiorno da Edo, anche oggi un paio di tech news per voi sviluppatori che seguite questa rubrichetta giornaliera o quasi, e partiamo da Deno. Deno, sapete, è il JavaScript runtime creato proprio dall'autore di Node.js, Ryan Dahl, che ha creato Deno proprio per correggere, a suo dire, alcuni degli errori di progettazione di Node.js, e ha creato questo framework molto più piccolo, molto più diciamo distaccato dall'ambiente NPM e da un accesso un po' troppo libero alla risorsa del sistema. Quindi ha creato un framework che di default non concede l'accesso a risorse, ma solo sulla esplicita approvazione. Ma insomma, a parte questa introduzione orribile su Deno, c'è stato qualche giorno fa un blog post che ha annunciato novità per una nuova versione di Deno, e quella più clamorosa e incredibile è il supporto ai node modules, a NPM, che era una delle prime ragioni per cui in realtà Deno fu creato. La non compatibilità, o meglio, c'è una parziale compatibilità con alcuni node modules, ma in generale, insomma, non c'è una compatibilità con l'ecosistema NPM. Bene, da una delle prossime versioni, in realtà si parla di Summer, quindi a breve dovremmo vedere questa release, in cui è possibile importare qualunque. O meglio, non è vero qualunque, c'è un 80-90%, viene detto, dei pacchetti NPM disponibili su npm.org nel progetto, in un progetto Deno. Naturalmente Deno non supporta né la cartella node modules né il package JSON, quindi per importare un modulo bisogna scrivere nell'istruzione di importazione di un file JavaScript o TypeScript su Deno la dicitura import con npm due punti, nome del pacchetto e versione. Questo poi verrà scaricato nella Deno cache e da lì sarà disponibile sul progetto. Questo, diciamo, è il punto più interessante della news. Poi dopo si parla di un JavaScript runtime velocissimo, anzi il più veloce di tutto. Questo probabilmente un po' per anche rispondere al clamore dell'uscita di Bun di qualche settimana fa, che si pone come il runtime JavaScript più veloce di tutti. Qui Deno va un po' a rispondere: no, sono più veloce io, no, sono più veloce tu, no, io V8, Rust. Non lo so, faremo i nostri benchmark quando Deno uscirà. Nel frattempo ci accontentiamo di questa risposta. Poi ci sarà un supporto chiamato Office Hours per chi usa Deno a livello enterprise, quindi magari ha bisogno di un certo tipo di supporto durante gli orari di lavoro per alcune questioni riguardanti i progetti Deno in produzione. E poi alcuni nuovi tool che vanno a migliorare la developer experience, come un esploratore per i symbol. E poi in generale, insomma, una celebrazione del crescente ecosistema di Deno. Per chiudere, andiamo a vedere invece un'altra news che riguarda Microsoft, e sul blog di Azure è stata presentata una nuova funzionalità dedicata agli sviluppatori che si chiama DevBox. È disponibile in preview per developer singoli e per aziende, e in pratica sono dei PC, dei computer, dei desktop Windows disponibili in cloud, che è possibile configurare con un certo numero di core e un certo quantitativo di RAM, e poi diventano dei desktop remoti accessibili dalla cloud di Azure nella propria zona, in cui è possibile installare qualsiasi cosa: un desktop environment, un IDE, un SDK, insomma, qualunque cosa che poi possa appunto permettere agli sviluppatori di lavorare. Questo naturalmente va incontro a tutte quelle aziende che già usano Microsoft 365 per gestire magari la sicurezza dell'ecosistema dei propri sviluppatori, dei propri dipendenti, per tenere tutti i dati al sicuro e non distribuirli su hardware e tenere tutto in cloud, ma anche chi magari non ha una macchina fisica così potente, preferisce magari stare con ovviamente un sistema tipo Surface di Microsoft, oppure un tablet Android, un Chromebook o un hardware più obsoleto, ma avere a disposizione la potenza di una macchina in cloud da usare in streaming con un'esperienza smooth. Quindi è disponibile in preview, potete andare a vederlo. Naturalmente il pricing è
per uso, quindi si pagherà quello che si usa e le prime ore sono naturalmente gratuite e quindi si può andare a testare questa nuova funzionalità. Ho chiuso, ci vediamo domani, ciao!